Ciao, benvenuti di nuovo nel mio canale. Volevo fare questo video per parlare di quello che c'è nel mio zaino. A me piace sbirciare un po' in questo tipo di video. Sono video molto inutili, lo so che sono video molto inutili. Sto così con la sciarpa perché fa freddissimo qui. Però mi piace tantissimo vedere cosa c'hanno gli altri negli zaini. Questo è il mio zaino, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video. È basic, tutto basic. Vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro. L'unica cosa che so che non c'è è una bottiglietta d'acqua, perché quella c'è sempre. Per prima fatemi vedere un po' se c'ho qualcosa qui. Ecco, c'ho questo, il burro cacao. Questo l'ho comprato, boh, non lo so, forse alla Conat, non mi ricordo. È semplice, burro cacao perché a me le labbra mi si screpolano tantissimo. I fazzoletti, pure questi, della Conat. Io devo avere sempre i fazzoletti perché io d'inverno sto malissimo. Sto bene, perché mi piace l'inverno, preferisco l'inverno all'estate, però devo sempre avere fazzoletti, burro cacao, Loki, tacchi fludè, di tutto e di più. Sono una farmacia ambulante d'inverno. In questo taschino qui non c'è niente. In questi taschini non metto mai quasi niente, non so se metto qualcosa, niente. E mo andiamo a vedere cosa c'è dentro. Però c'ho questo cappellino. C'ho sempre un cappellino. Deve essere sempre coperto. C'è questo cappellino. Questo è il cappellino di Bama. Ve l'avevo già fatto vedere in un altro video. Poi, questo che cos'è? Ah, qui c'ho il passaporto vecchio. Ho anche questi. Niente. Qua di solito i medicinali, ma non c'ho niente. Devo mettere un occhio, devo mettere uno di ogni cosa. Perché di solito ho i medicinali qui. Poi un paio di guanti, sempre. Ah, i guanti uso questi, che sono quelli con i buchi nelle mani, per scrivere. Ho anche altri guanti, ma mi piacciono questi. Poi questi li ho trovato, non lo so. Sono al melone, sono delle gomme al melone. Non mi piacciono tanto, sono un po' frizzantine, ma l'effetto dura un secondo. Qua non c'è niente di che, non c'è, infatti non ci sarà niente. Cioè, avete visto quelle due cose, poi gli occhiali, questi sono i miei occhiali. Questi sono i miei occhiali. Ve li faccio vedere. Poi altre cose che metto sempre è un'altra sciarpa, però siccome la sciarpa me la metto quando esco, poi se mi fa caldo me la tolgo, la infilo nello zaino, non c'è sempre qui. Eppure le chiavi di casa, che però quando le metto nello zaino quando esco, appena torno le appendo davanti alla porta, a fianco alla porta. C'ho pure questo che non so che ci fa qui, questo sarebbe delle cuffie. Infatti non so che ci fa qui perché le cuffie stanno da un'altra parte, per via Bluetooth è vuoto, non so che ci fa qui. E la cosa principale che ci sta sempre, il portafoglio, che vi avevo già fatto vedere in un altro video, con tutte le cose, con una cosa che ci sta sempre in ogni buco del mio portafoglio, dello zaino, ovunque io ci devo avere un Oki. Questo mo, qua mi denunciano perché l'Oki non so se è legale qui in Spagna. Io lo uso, lo compro in Italia, però lo uso. È il portafoglio che vi avevo fatto vedere prima.
altri fazzoletti. E finalmente mi sa che vuoto. Ah, una penna. C'ho sempre una penna qui. Penna. Questa mi piace. L'agenda non la metto qui, l'agenda la lascio a casa. Però ce l'ho. Non la metto qui. Ed è finito il vuoto. Ah, c'è questo taschino. Che c'è sto gadget spagnolo. Un gadget spagnolo. Libro di famiglia. Spagnolo. Gadget spagnolo. E basta. Basta. Non c'è più niente. Come avete visto, nello zaino non è che ho chissà cosa. Semplicemente uno zaino dove infilo tre cose. Di solito c'è sempre l'acqua e le chiavi quando esco. E se non fa tanto freddo, siccome mi porto la sciarpa sempre, o non sento freddo quando esco, o non sento freddo mentre sto fuori, allora la infilo lì. Soffro di freddo e mi si congelano le mani, mi si congelano, devo avere sempre i guanti, la sciarpa, il cappello. Io sono sempre avvolto in qualcosa perché mi fa troppo freddo. Infatti a me non mi si vede nella faccia quando esco. Filo tutto di nuovo qui e basta. Tutto questo sta sempre qui, tanto io porto sempre lo zaino. Non mi piace tanto portarlo perché col parka mi sento troppo così. Cioè, ho sempre la sciarpa, ho sempre tutto, mi sento tutto così. Però lo porto perché infilo tutto lì dentro. Lo zaino, come vi avevo detto nel video precedente, quando vi ho fatto vedere lo zaino, è fondamentale. Io lo porto sempre. Questo è tutto, vi ringrazio, vi saluto. Se volete mi potete seguire nelle mie pagine Facebook e Instagram, che vi lascio nella descrizione. E raccontatemi un po' cosa avete voi nel vostro zaino, nella borsa, cosa mettete, cosa non mettete, cosa usate. Se pure voi dovete prendere uno zaino sempre per uscire. Adios, hasta luego.